Buongiorno prima E, buongiorno prima I, ci rivediamo per una nuova video lezione di Epica, nella quale proseguiremo nella lettura del testo numero 18, tratto dall'Odissea, quello intitolato Nella Terra dei Ciclopi, che abbiamo già in parte iniziato a leggere e a commentare nella video lezione precedente. Prima di iniziare la lettura, soltanto un velocissimo avviso, che vi chiedo di seguire con attenzione e di spargere anche la voce agli altri compagni di classe. Tutti coloro che non si fossero ancora iscritti alla Google Suite della scuola, li prego di farlo il più presto possibile, perché già nel corso di questa settimana sto cercando di attivare una nuova forma di comunicazione a distanza che andrà a sostituire lo sportello che vi offro su Skype, perché all'interno di questa Google Suite è presente un'applicazione, si chiama Hangout Meet, che di fatto è un servizio di chat, ma che consente anche di fare delle videoconferenze, quindi di vederci in tempo reale. Attenzione bene ragazzi, io continuerò a realizzare delle video lezioni registrate, come ho fatto sinora, anche perché mi stanno arrivando da parte vostra e delle altre classi dei buonissimi riscontri. Affiancherò a questo tipo di attività una sorta di sportello settimanale in un'ora di lezione ben precisa che vi ho comunicato nell'avviso che ho scritto su Moodle. Quindi mi raccomando tutti quanti, leggere bene l'avviso che vi ho scritto io su Moodle e più in generale, chi non l'avesse ancora fatto, iscriversi al servizio Google Suite e iniziare a guardare l'applicazione Hangout Meet che utilizzeremo appunto a partire da questi giorni. Ci dedichiamo quest'oggi alla lettura della parte centrale del testo numero 18. Ho pensato di fare in questo modo, visto che è un brano veramente molto lungo e anche molto importante. La volta scorsa abbiamo letto più o meno il primo terzo del brano, oggi leggeremo tutta la parte centrale e poi con un'ultima, magari più breve video lezione, vi leggerò e vi commenterò il finale, cioè la terza e l'ultima parte. Leggeremo quindi questa mattina sul libro le pagine da 298 sin intorno alla metà di 300. Mi pare che sia già sufficiente anche perché richiederà un po' di commento, va bene? Allora, facciamo un piccolo riepilogo di quello che abbiamo detto la volta scorsa. Nella prima parte del brano, Odisseo e i suoi compagni erano sbarcati in questa loro nuova esplorazione sull'isola delle Capre, dove scoprono vivere i ciclopi, questa popolazione estremamente violenta, rozza, primitiva, e fanno la conoscenza di uno di loro, quello che si chiama Polifemo. La scena era ambientata all'interno della caverna, della spelonca di questo ciclope Polifemo, il quale evidentemente non riserva una grande accoglienza né ad Odisseo né ai suoi compagni e addirittura ne sbrana un paio. Ovviamente a questo punto Odisseo e i suoi compagni sono in preda alla paura, al timore e cercano di fare di tutto per scappare, ma non è così semplice. Perché, come sapete, il ciclope ha chiuso la gigantesca porta della propria caverna con un enorme macigno che un uomo o anche un gruppo di uomini da soli non potrebbero spostare. Nella parte che il nostro libro taglia, per così dire, potete trovare le indicazioni in cima a pagina 298, che cosa accade? Accade che nelle ore successive altri due compagni di Odisseo vengono uccisi e divorati dal ciclope. E si passa poi direttamente alla mattina successiva. Leggiamo dunque, dicevo, la parte centrale del brano. Siamo a partire da pagina 298, al punto che il testo intitola La vendetta di Odisseo. Attenzione, è la parte centrale importante del brano, cerchiamo di leggerla e di commentarla con calma nei prossimi minuti. Il testo dice così. Ovviamente è sempre Odisseo, che sta raccontando quello che gli è successo. A sera tornò, il soggetto sottinteso è Polifemo, il ciclope. Quindi a sera, la sera del secondo giorno, tornò a casa, tornò nella caverna, guidando le greggi villose. Le greggi sono le pecore, no? Gli animali tutti insieme villosi, nel senso che hanno un vello, cioè hanno un pelo molto fitto, è quello da cui ovviamente si ricava la lana. Quindi la scena è questa, sera della seconda giornata. Polifemo torna a casa dal lavoro, dal suo lavoro di pastore, e si accinge appunto a entrare nella caverna.
Subito spinse nella vasta spelonca, nell'ampia caverna, le pingui robuste bestie, gli fa entrare tutte le bestie nella caverna, tutte, senza lasciarne nessuna fuori dell'alto steccato, o perché pensava qualcosa, o perché un dio così l'ispirò. Quindi scena di vita quotidiana, per così dire, per il ciclope, torna a casa dal pascolo con le proprie greggi e fa entrare nella caverna tutti gli animali. Poi, sollevatolo in alto, mise come porta il gran masso. Vedete, fa la stessa cosa del giorno prima, sigilla l'ingresso della caverna con un gigantesco masso, così Ulisse non può scappare, evidentemente. Sedutosi, munse le pecore e le capre velanti, tutto in modo giusto, e sotto ogni bestia spinse un lattante. Fateci caso, questo paio di versi che abbiamo appena letto assieme sono una formula. Cioè sono la ripetizione esatta, stesse identiche testuali parole, di un'analoga espressione che avevamo già trovato nella scorsa lezione. Abbiamo già parlato tante volte del cosiddetto linguaggio formulare molto ripetitivo dei poemi omerici. Dopo che ebbe finito sveltamente il suo lavoro, afferrati ancora due uomini, apprestò la sua cena. Quindi ne divora altri due, la situazione sta sfuggendo di mano. Ormai sono numerosi i compagni di Odisseo che sono morti nel corso di queste due giornate trascorse nella caverna. Allora io, ricordate sempre che Odisseo, che sta raccontando in prima persona quello che gli è successo, standogli accanto, disse al ciclope, tenendo con le mani una ciotola di nero vino. Qui comincia a manifestarsi la furbizia, l'intelligenza di Odisseo. Vi ricordate che quando Ulisse e i suoi compagni, un paio di giorni prima ormai, erano andati in esplorazione verso l'interno dell'isola delle Capre, per precauzione, avevano portato con sé un otre, un grande contenitore pieno di vino. Lui diceva come dono ospitale, così se qualcuno li avesse ospitati, loro avrebbero ricambiato l'ospitalità regalando un po' di vino. Se pensate a quello che succede ancora adesso, una cosa normale, ancora adesso se qualcuno ci invita a cena a casa sua, magari ci presentiamo con una buona bottiglia di vino per ricambiare l'invito e l'ospitalità. E guardate cosa dice Odisseo al ciclope. Su, bevi il vino, o ciclope, dopo aver mangiato la carne umana. Perché tu sappia che bevanda è questa che la nostra nave servava, cioè conservava, servava letteralmente. Te l'avevo portata in fretta, semmai impietosito mi mandassi a casa, ma tu sei insopportabilmente furioso. Notate che qui Odisseo alza anche un po' il tono, per così dire, mettetevi nei suoi panni, sono appena stati divorati parecchi dei suoi compagni. Sciagurato! Chi altro dei molti uomini potrebbe venire in futuro da te? Perché non agisci in modo giusto? Odisseo si sfoga, no? È una reazione comprensibile dopo quello che ha visto nelle ore prima. Attenzione, gli sto offrendo del vino da bere, molto vino da bere. Dissi così, lui lo prese e lo tracannò, lo beve in un sol sorso. Gioì terribilmente a bere la dolce bevanda, evidentemente era buona, e me ne chiese ancora dell'altro. Attenzione ragazzi, nella parte precedente del brano si capiva che lui non ha mai bevuto del vino in vita sua. È la prima volta che il povero Polifemo ha una bottiglia di vino in casa, per così dire, ed esagera subito, sente che è buono, ne chiede un altro bicchiere. Dammene ancora da bravo. E dimmi il tuo nome, ora, subito, che ti do un dono ospitale di cui rallegrarti. Attenzione, evidentemente il vino è piaciuto tantissimo al ciclope che diventa improvvisamente gentile e dice: Odisseo, per cortesia, ti supplico, versamene ancora un po', è proprio buono, e dimmi anche come ti chiami, sembra quasi che voglia fare amicizia con lui. Certo, la terra che dona le biade, che produce il fieno, l'erba, produce ai ciclopi vino di ottimi grappoli e la pioggia di Zeus glielo fa crescere, ma questa è una goccia d'ambrosia e di nettare.
No, dobbiamo correggere leggermente l'impressione che avevamo prima. In realtà, probabilmente almeno una volta un goccio di vino Polifemo l'aveva già assaggiato, ma era un vino di pessima qualità, quello che produceva forse qualche suo amico sull'isola dei Ciclopi. Qui sta dicendo: questo vino è una goccia di ambrosia e di nettare. Vi ricordate? L'ambrosia e il nettare sono i cibi degli dèi. Vuol dire, questo sì che è un cibo divino, anzi, una bevanda divina. Mica come quella porcheria che mi hanno fatto bere i miei amici un po' di tempo fa sull'isola. Disse così, e io, Odisseo, di nuovo gli porsi il vino scuro. In pratica gli riempie di nuovo il bicchiere. Gliene diedi tre volte, attenzione al numero tre, sapete che è sempre importante, tre volte lo tracannò stoltamente. Evidentemente il ciclope non ha grande esperienza di vino, come dicevamo, non sa che ci si può ubriacare e continua a bere un bicchiere dopo l'altro. Ma quando il vino raggiunse il ciclope ai precordi, noi potremmo dire una volta che il vino si accumulò nel suo stomaco, allora gli parlai con dolci parole. Anche Odisseo, furbo, cambia tono e gli dice così: ciclope, mi chiedi il nome famoso ed io ti dirò. Tu dammi, come hai promesso, il dono ospitale. Dice, facciamo così. Io ti dico nome e cognome, ti dico come mi chiamo, tu in cambio mi dai un dono ospitale, anche per ricambiare la gentilezza del vino. E qui la frase è famosissima, è una delle righe più famose dell'Odissea. Ulisse dice, nessuno è il mio nome, nessuno mi chiamano mia madre, e mio padre e tutti gli altri compagni. Mi chiamo Nessuno, dice lui con la N maiuscola. Disse così. Lui subito mi rispose con cuore spietato: per ultimo io mangerò nessuno dopo i compagni, gli altri prima. Per te sarà questo il dono ospitale. Anche stavolta sembra che Ulisse sia stato fregato dal ciclope. Cioè, ti ringrazio di avermi detto il tuo nome, ora so che tu ti chiami nessuno, il mio dono ospitale sarà questo. Ti mangerò per ultimo, ti lascerò sopravvivere un po' più a lungo di tutti i tuoi compagni. Disse così e, rovesciatosi, cadde supino, quindi sviene praticamente, rimane a pancia in su, e poi giacque, restò coricato, piegando il grosso collo. Il sonno che tutto doma lo colse. È completamente ubriaco, si appisola, si addormenta e si corica per terra. Qui purtroppo ci sono dei dettagli non molto eleganti, come ogni tanto capita nei poemi, che cercano sempre di essere molto realistici. Dalla strozza, cioè dalla gola, gli uscì fuori vino e pezzi di carne umana. Ruttava ubriaco. Chiedo scusa per le signore presenti online, non è colpa mia, è colpa di Omero questa volta. E allora, attenti bene qua ragazzi, io spinsi sotto la gran cenere il palo finché si scaldò. A tutti i compagni feci coraggio perché nessuno si ritraesse atterrito, cioè spaventato. Precisazione. Come vi dicevo prima, tra la prima e la seconda parte di questo brano, la nostra antologia taglia via circa 50 versi, all'interno dei quali veniva spiegato che cosa? Lo stratagemma che era venuto in mente ad Odisseo. Voi sapete che Odisseo di stratagemmi, di trucchi se ne intende, è lui che ha inventato il cavallo di Troia, ad esempio, è una persona estremamente furba, scaltra e intelligente. Ne ha inventato un'altra delle sue. Mentre il ciclope era fuori per lavoro, diciamo così, mentre aveva portato al pascolo le sue pecore, che cosa succede? Che all'interno della caverna Odisseo e i suoi compagni trovano dei tronchi, dei pali di legno, dei pali d'ulivo, se non ricordo male. Uno di questi viene preso, viene appuntito per fargli assumere, per così dire, la forma, diciamo così, di una matita, come la matita qui in mano adesso. Immaginate che la matita sia un tronco e che abbia da un lato una punta, per l'appunto appuntita. Mentre il ciclope dorme, essendosi ubriaco, succede questo, vi ripeto i versi da 375. Spinsi sotto la gran cenere, cioè mise all'interno del fuoco, del focolare, no, del camino, il palo che avevano preparato prima e si scaldò.
e feci coraggio ai miei compagni perché mi dessero una mano. Appena il palo d'ulivo, ricordavo bene, un tronco d'ulivo, stava per avvampare nel fuoco, quindi mentre il palo stava per incendiarsi, diciamo così, benché fosse verde, era terribilmente rovente, era diventato incandescente, per forza è stato messo nel fuoco, allora lo trassi, cioè lo tirai fuori dal fuoco stesso. Non deve bruciarsi, deve solo appuntirsi e scaldarsi. I compagni mi stavano intorno. Un dio ci ispirò un grande coraggio. Essi, cioè i miei compagni, afferrato il palo d'ulivo, aguzzo, cioè appuntito all'estremità, lo ficcarono dentro il suo occhio. Lo accecano in pratica mentre sta dormendo. Gli infilano in questo grande occhio che aveva al centro della fronte il palo incandescente di legno d'ulivo. Io, Ulisse, sollevatomi, lo giravo di sopra, cioè fa girare questo tronco all'interno dell'occhio, come quando uno fora un legno di nave col trapano, che altri di sotto muovono con una cinghia, tenendola dalle due parti, e sempre senza sosta esso avanza. Così giravamo nell'occhio del ciclope il palo infuocato, reggendolo, sorreggendolo, e intorno alla punta calda del legno il sangue dell'occhio scorreva. Altro dettaglio un po', scusate, truculento. Come sempre nei punti importanti dell'Iliade e dell'Odissea c'è una similitudine questa volta non particolarmente lunga, va in linea di massima dalla riga 384 fino alla riga 388. Si dice così: come dei falegnami che stanno costruendo una nave per sistemare i vari pezzi di legno utilizzano il trapano, ovviamente non il trapano elettrico dei giorni nostri, il trapano a manovella, a mano che si usava una volta, così anche noi ci siamo costruiti una specie di trapano artigianale. Abbiamo conficcato nell'occhio del ciclope il palo appuntito e lo abbiamo fatto girare come se fosse la punta di un trapano che gira per bucare il legno. Prosegue nella descrizione. Tutte le palpebre e le sopracciglia gli riarse, cioè gli bruciò la vampa, la vampata, la fiamma, quando il bulbo bruciò, quindi l'occhio viene completamente distrutto. Le radici gli sfrigolavano al fuoco, non commento troppo i dettagli. Di nuovo una similitudine, riga 391. Come quando un fabbro immerge una grande scure o un'ascia nell'acqua fredda con acuto stridio, con un rumore acuto, pungente, per temprarle, per renderle più forti, più resistenti, ed è questa la forza del ferro, così sfrigolava il suo occhio attorno al palo d'ulivo. C'è di nuovo una seconda, ancora più breve similitudine, tratta proprio dalla vita artigianale, quotidiana. Dice, prima il paragone era col legno bucato dal trapano, adesso il paragone è fatto con il fabbro. Dice, come quando un fabbro che sta battendo il ferro, a un certo punto deve temprarlo, cioè da caldissimo, deve buttarlo nell'acqua fredda perché si raffreddi di colpo e non si spezzi più. Stessa cosa stiamo facendo noi, la stessa reazione, lo stesso rumore, lo stesso sfrigolio produceva l'occhio che stava bruciando. Il ciclope, verso 395, lanciò un grande urlo pauroso, rimbombò intorno la roccia. Noi, atterriti, spaventatissimi, scappammo. Dall'occhio si svelse, cioè si tolse, uscì il palo, sporco di molto sangue. Lo scagliò con le mani lontano da sé, smaniando, cioè diventando folle, diventando matto, urlando come un pazzo. Poi il ciclope chiamò a gran voce i ciclopi che lì intorno abitavano nelle spelonche, nelle altre caverne, per le cime ventose, sulle cime di queste colline, di queste montagne ricche di vento. Quelli, cioè gli altri suoi compagni, amici ciclopi, udendo il suo grido, arrivarono chi di qua chi di là e, fermatisi presso il suo antro, fermandosi davanti alla porta della caverna di Polifemo,
Gli chiedevano che cosa lo molestasse, gli chiedevano: qual è il problema? Perché ti sei messo a urlare come un matto dal mattino alla sera? Risposta di Polifemo: perché, anzi, no, chiedono una seconda cosa prima della risposta: perché Polifemo sei così afflitto e hai gridato così nella notte divina e ci fai senza sonno? Perché non ci lasci dormire da tranquilli? Come mai ti sei messo a urlare come un matto? Fanno anche delle ipotesi, ma forse è successo questo. Forse un mortale ti porta via le tue greggi e non vuoi. Forse qualcuno ti uccide con l'inganno o con la forza. Ripeto, dicono: spiegaci il motivo per cui stai urlando come un matto chiuso in casa di notte. E qui sul serio c'è la risposta di Polifemo. Ad essi il forte Polifemo rispose dall'antro: nessuno, amici, mi uccide con l'inganno, non con la forza. Qui ovviamente c'è il gioco di parole. Nessuno è scritto maiuscolo perché secondo il ciclope Odisseo si chiama Nessuno. E stai dicendo: il signor Nessuno mi sta facendo del male, mi uccide. Ovviamente gli altri interpretano male le parole. Per loro Nessuno è un pronome. Ah, Nessuno, non c'è nessuno che ti sta facendo male, allora perché urli? E infatti essi, rispondendo, dissero alate, cioè veloci parole: se dunque nessuno ti fa violenza e sei da solo, non puoi certo evitare il morbo, la malattia, letteralmente, mandato dal grande Zeus. Allora tu prega tuo padre, Poseidone signore. Cioè, ci dispiace, allora non c'è nessuno che ti sta dando fastidio, evidentemente ti stai ammalando, stai prendendo l'influenza. Riguardati, prega gli dèi che ti facciano guarire, arrivederci e buonanotte, ci vediamo domani, smettila di ridere inutilmente. Notate il commento di Odisseo, che al tempo stesso fa da narratore: dicevano così, e rise il mio cuore perché il mio nome e l'astuzia perfetta l'avevano ingannato. Ovviamente Odisseo, anche se in silenzio, senza farsi sentire, si fa una bella risata e dice: così impari a mangiarmi i compagni. Vedete, questa avventura è innanzitutto una dimostrazione non di forza fisica, è una dimostrazione di intelligenza da parte di Odisseo. Come a dire, in certi casi, se accendiamo il cervello, possiamo sconfiggere anche un nemico che apparentemente è più forte di noi. Ogni riferimento alla situazione di questi giorni non è puramente casuale. Accendiamo il cervello. Restiamo in casa, usciamo solo se strettissimamente necessario e ce la faremo anche contro un nemico invisibile come questo maledetto virus. Ci fermiamo qui nel commento a questo brano. Nella prossima video lezione completeremo la lettura con la terza e più breve parte alle pagine 300-301. Mi raccomando, scusate se mi ripeto, ma è importante, leggete benissimo, parola per parola, l'avviso che vi ho scritto nella mia parte di italiano. Su Moodle ci sono tutte le indicazioni per fare quello che vi è stato chiesto già qualche giorno fa tramite una circolare della preside, cioè iscrivetevi su Google Suite e fra pochi giorni avremo un contatto anche più diretto attraverso l'applicazione Hangout Meet, con cui potremo anche vederci in tempo reale e non solo in differita, come abbiamo fatto sinora. Un abbraccio ragazzi a voi e alle vostre famiglie e ci rivediamo nei prossimi giorni. Ciao a tutti e grazie.